Intesa San Paolo ha incontrato a Napoli 800 studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II con Build Your Future, il programma ideato e realizzato in collaborazione con le scuole e l'università per coinvolgere circa 10.000 studenti in tutta Italia e ispirarli sui grandi processi trasformativi dell'economia e della società, come la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, la blue economy, la space economy. L'obiettivo del progetto è approfondire la conoscenza di alcune competenze chiave per la crescita formativa e personale dei giovani, tra cui le competenze trasversali e promuovere nelle nuove generazioni una maggior consapevolezza del contesto in rapida espansione. A parlarci del progetto è Elisa Zambito Marsala, responsabile educational di Intesa San Paolo. Per noi questa tappa è particolarmente importante, sia per la città sia per l'Ateneo. È un Ateneo che conta oltre 70.000 studenti, uno degli Atenei più antichi del mondo, parliamo di 800 anni di storia, che si contraddistingue per il suo approccio multidisciplinare e per l'attenzione ai temi di avanguardia. Il quarto appuntamento è stato organizzato con l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Durante l'incontro gli studenti sono stati coinvolti attraverso momenti interattivi e invitati a raccontare le loro esperienze. Un momento fondamentale di crescita, come sottolineano i professori Sergio Beraldo e Piero Salatino della Federico II. È importante ibridarsi, è importante capire che accanto alla conoscenza tecnica c'è un tipo di conoscenza più intima, più umana, che è ugualmente valida e che in qualche modo innerva e valorizza la competenza tecnica. Ecco, questo è quello che si richiederà in futuro. È importante che questo messaggio arrivi ai giovani, arrivi molto precocemente, già nella fase in cui si costruiscono dei progetti di vita,